Antonio, buon anno, ben arrivato. Innanzitutto faccio vedere il numerino per cortesia perché è un po' nascosto e questo non gioca a tuo favore. Senti Antonio, stiamo vedendo il tuo lavoro, di dove sei partito e appunto la realizzazione. Ci racconti il tuo pensiero. Certo, il mio pensiero era appunto di rappresentare una donna invernale, visto il periodo, mi è sembrato più opportuno rappresentare una donna invernale, una donna da cerimonia, una donna elegante ma non eccessivamente elegante. Possiamo vedere questa acconciatura, sì che è alta, Può ma girare? sì. È alta ma non è ben definita, ci sono questo crespo, queste sfilettature che danno un senso di morbido e a me piacciono tanto. Poi vediamo anche gli accessori, in quanto parliamo di inverno rigorosamente bianchi, bianco ghiaccio, con il vestito bianco e nero, scarpe naturalmente abbinate e il trucco, Te ne sei occupato tu? il trucco no, non me ne sono occupato Hai io. chiesto che cosa Ho volevi? Hai chiesto, sì, ho chiesto cosa volevo. chiesto bene, Ok, eh? grazie, grazie. Ho chiesto appunto, ho avuto la fortuna di avere una bella modella già di suo, ho voluto accentuare gli occhi che sono già molto larghi, li ho voluto accentuare, e gli zigomi con un po' di fard. Sì, anche perché è evidente il cambiamento nella proporzione dei volumi, Sì, dei colori che hanno aiutato. assolutamente. Allora, ci ha raccontato l'occasione d'uso perché noi la vediamo così. Se tu invece dovessi in consulenza consigliarla ad un cambio sul taglio, come vedresti questo viso con un taglio completamente diverso? Perché da come vedo non è che sia molto donante, il suo vero prima, Sì. e vediamo come la sai convincere davanti a noi per cambiare il taglio. Parlo proprio con lei. Sì, con Ah. lei sinceramente stai un po' parlando con noi, però è Sì. lei che devi, che ti deve Sì. sentire convincere. Sì. Io vedendo lei, appunto, parlando della morfologia di cui ci siamo detti Sì. poc'anzi, di questa comunque rotondità, creerei con un taglio medio corto e asimmetrico quello sicuro, perché così distribuisce volumi e nello stesso tempo comunque siamo in un periodo attuale dove le asimmetrie li vediamo e sarebbe anche un taglio Lo attuale. si legge un po' Lo si questo. legge un po', sì. Allora, guardando il prima, mi viene da chiederti, il volume dove glielo proporresti? Il volume lo proporrei Guarda com'è bella adesso. sopra, è chiaro, sopra. Sopra. Eh sì, le Siamo fatale d'accordo. conviene, le fatale giova molto. Leggo nella tua scheda che uno dei tuoi desideri è di essere più visibile, Sì. ma leggo anche che hai sei collaboratori, quindi del Sì, tuo dove sì, sì, sì. agisci devi avere una bella una, già una buona Sì, visibilità. assolutamente, io ambisco sempre di più, è chiaro. Non lavoro in una grande città, lavoro in un paesino, la visibilità nel mio paesino è abbastanza notevole, la gente mi riconosce, non mi accontento mai, e chiedo all'universo sempre di più. Non bisogna mai farlo, giustamente. Molte volte ho paura anche di chiedere grosse cose perché tutto quello che ho chiesto mi è arrivato, quindi Ma tentar non nuoce. quando chiedo troppo poi mi dicono: no, aspetta, universo, per ora non me lo mandare prima che non sono pronto. Quando l'universo manda. Ascolta un attimo, e a noi cosa chiedi? A voi niente, siete Come niente? stati eccezionali, niente, era il modo per. Chiedo, siete stati eccezionali nelle formazioni, assolutamente. E a voi chiedo riguardo il mio lavoro di essere quanto, come posso dire, quanto più normale, naturalmente, di valutare il lavoro bene nelle proprie Hai visto già coscienze che il e lavoro ci è basta. piaciuto. Tu dici che la formazione ti è piaciuta, allora io ti chiedo, è una formazione che ti ha soddisfatto e torni a casa contento? È così? O è una formazione che ti stimola ad approfondire gli argomenti che abbiamo toccato? È una formazione, sì, gli approfondimenti sono sempre importanti, sono direi necessari per la formazione. Il corso che mi è piaciuto molto, non togliendo nulla al board di ieri, ma Ne perché in passato ne ho hai già fatti fatti, altri, sì. Molto è stato quello con lo psicologo, che è stato utile. eccellente, Estremamente a mio utile. E avviso eccellente. come look maker, talent, Come, cosa vi chiedo? O cosa. trasmissione. Appunto, Sei qui che ti ascoltiamo per arrivare come lookmaker vorrei diventare un a, e lookmaker. certo, partecipare alla trasmissione, Assolutamente, giusto? partecipare alla No, trasmissione, ambisci. è chiaro.
appunto volevo sentirti di questo. Benissimo. Bene. Cosa c'è di te nell'universo? Lo hai nominato almeno 3 volte. Sì, per me nell'universo io seguo un percorso, no? La legge dell'attrazione, come c'è la forza di gravità, c'è la legge dell'attrazione alla quale io chiedo. Però devo dire, nella mia vita mi sono arrivati tutti questi desideri, tutte queste richieste che ho fatto. Potrà sembrare un paradosso, però in realtà è così. Ho letto anche dei libri, ho visto il film The Secret, che per me l'ho messo lì come il film migliore. L'avrò visto 50 volte, quando sono un po' giù arrivo alla 51esima volta, così mi tira su. Lavoro molto sulle motivazioni. Ti auguriamo che rimanga a 51. Grazie. Comunque è un buon percorso. Grazie. Complimenti. Grazie. 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 Grazie a voi.